due di Gurov. Destro l'incontro, poi Cantatore segno. È riuscito a reagire sul destro di Gurov, Cantatore, con un destro bello, pesante. Anche sinistro, poi cade a guardia Vincenzo. Ora attenzione, colpisce la nuca, si raccorge l'arbitro, richiama il nostro pugile. Scorcio favorevole al nostro pugile. È riuscito a colpire due mani Vincenzo. Sinistro a vuoto di Gurov, poi scambio di colpi. Cantatore cerca di aggrapparsi alle corde abbracciando l'avversario per trovare un attimo di riposo, sostenuto sempre a gran voce dalle migliaia e migliaia di sportivi convenuti, arrivati qui sotto al Colosseo all'ombra dell'Arco di Costantino, ombra ideale ovviamente vista l'ora. Beh, siamo è mezzanotte, quasi 15.000 presenze, sì. Perlomeno a occhio. Sì, incredibile, tutto pieno il viale, la via di San Gregorio piena. Parte da lontano Vincenzo, questa volta riesce a ottenere qualcosa ma non troppo, si getta all'indietro Gurov, poi reagisce. Il destro di Gurov lega Vincenzo e termina, mi pare, ottava ripresa. Sì, è terminata, sì, l'ottava, sì, ripresa, sì, non ha sentito il gong Vincenzo. Questa è una ripresa per il nostro pugile, fuori dubbio. Andiamo a sentire. Cercalo te, porca troia, con quel destro, destro e gancio, calcio a destra guarda. Non mi sta a sentire, metti i doppi di colpi, non portare il destro che cade addosso. Se la porti, metti il montante sinistro, voglio rimanere là. Esci sempre bene, capito? Esci sempre bene. Lavoro tanto col destro, il match l'ha ripresa adesso, ok? Sta ripresa. Fuori i secondi. Ok? E siamo alla nona ripresa, una nona ripresa, e l'incontro è lì. Nona ripresa. A disposizione di ambedue i pugili. Un inizio di incontro favorevole a Gurov, poi ha saputo riprendersi il Cantatore, risalendo da situazioni difficilissime, quasi drammatiche. Intanto la ferita non perde più sangue, sinistro il Cantatore, poi va a vuoto. Momenti di studio, ancora Cantatore in avanti, viene via Gurov dimostrando di essere ancora abbastanza agile o sufficientemente mobile per sfuggire agli assalti del nostro pugile destro di Gurov. Ora pare leggermente capovolta la situazione, sembra più Cantatore padrone del centro del ring. Fuori dubbio. Mentre Gurov appare in difesa. Sì, l'andamento ondivago, come dicevo prima, del combattimento. Attenzione, due sinistri dell'ucraino a segno. Certo, se riuscisse Cantatore ad evitare gli attacchi di Gurov anticipandolo, come ha fatto in qualche circostanza. 1-2 di Gurov, lineare ma abbastanza preciso, ma non particolarmente incisivi i colpi del pugile ospite. Sinistro di Gurov, destro il Cantatore, ancora Cantatore. Si abbassa Gurov, Vincenzo più dovrebbe... preciso e potente Cantatore nella reazione al sinistro di Gurov. Ancora Gurov 1-2. Dovrebbe approfittare di più di queste azioni, sì, ed essere più lucido nel momento dell'attacco. Ha perso, sì, un paio di occasioni veramente, veramente vero, favorevoli. Vero, verissimo. Tuttavia è ben a galla Vincenzo. È ben a galla, colpisce, non forte ma preciso. Ancora 1-2 ai danni di Gurov.
ancora un'azione d'attacco e fa proprio la ripresa Vincenzo, a mio avviso. Attacco di Kurov. Sinistro di Gurov, reagisce Cantatore. Siamo ormai al termine della nona ripresa. E termina la nona ripresa. Un round in equilibrio. Forse una sfumatura per Cantatore, ma poca roba, un match equilibrato. No, non bellissimo da sotto il profilo tecnico, sì. Però molto intenso. Intensissimo, con dei risvolti addirittura drammatici, come ho fatto arrivare poc'anzi. Sentiamo Cantatore con Loreni intanto che sta a chiudere le ferite. È montato benissimo Vincenzo. Devi stare più vicino, devi farli sentire di più. Ma io non toccavo il sicuro, Vincenzo. Stai vicino per lavorare lontano, Vincenzo. Parti di noi, non fa parte di noi, Vincenzo. Poi mi riesco a fare. Immagini belle quelle che Balani ci ripropone. Alcune drammatiche, abbiamo appena visto il destro di Cantatore. Second out. E questo è il pugilato. Veramente. Molto belle, grazie Balani. Decima ripresa. Bellissime immagini, siamo alla decima ripresa. Ne mancano tre. Io che avevo pronosticato un combattimento breve. Invece la resistenza dei due pugili è stata straordinaria fino a questo momento. Tanti colpi. Un combattimento in tutti i casi che ci sta regalando un Vincenzo Cantatore quasi inedito in questa veste di coraggio, realmente da gladiatore, sostenuto poi da un gran pubblico, certo. Roma ha risposto benissimo, colpito dopo il break Cantatore, segnalamento a Gurov, chiede scusa Vincenzo. Destro il Cantatore. Il sinistro di Gurov. Poi legano sempre più frequentemente i due pugili. Aveva preparato bene la strada al destro Cantatore. Un finale di combattimento che dà la sensazione di poter vedere un Cantatore più tonico. Il sinistro di Gurov, non devo dirlo. Un incontro apertissimo, pericolosissimo, come un cobra Gurov. Ecco. E qua è andato fuori misura Gurov, ne ha approfittato Vincenzo. Si lancia poi sull'avversario. È andato fuori misura per un momento Gurov, ha avuto la lucidità straordinaria di capire al volo la situazione Cantatore e ha detto segno con due colpi pesanti. Gran cuore Cantatore, sta trascinando tutto il pubblico dalla sua parte, se laddove ce ne fosse stato ancora occorre bisogno. Dire, sì, occorre dire che, come ho già detto, un Cantatore quasi inedito a questo livello. Non dimentichiamo che è uno degli avversari più duri, che attenzione a testata di Vincenzo, è uno degli avversari più duri in circolazione, questo Alexander Gurov. E quando si lancia così non ottiene risultati Vincenzo, però non si può pretendere poi la luna. Chiaro, siamo alla decima ripresa, un incontro durissimo. Gli sono scambiati dei colpi violentissimi due pugili. Una ripresa questa che Gurov ha fatto propria per lunghi tratti. Poi la reazione di Cantatore. Ma certamente i colpi più puliti sono stati quelli dell'ucraino. E termina la decima ripresa. Stanchissimo Gurov.
ha fatto un gesto strano, è che io non capisco l'ucraino, ma ha avuto un'espressione strana Gurov nei confronti dei suoi secondi. Sì. Sì, prima di sedersi ha fatto una smorfia. Ho visto Cantatore anche nella fase di difficoltà di questa ripresa è riuscito a portare due colpi veramente forti. Sì, bisogna dire che i due atleti si sono portati dei colpi veramente veramente forti. Preparazione grande resistenza, grande. Comunque l'incontro è lì, L'incontro è lì. Sinistro terribile di Gurov, grazie Balani. E lì poi ha avuto un'altra reazione Cantatore, quasi incredibile, perché ogni volta che si trova in difficoltà riesce a portare quei due colpi che, se seguiti dal terzo, forse sarebbero stati veramente più terrificanti. Sì. E siamo al undicesima ripresa. Gurov dà la sensazione di essere stanchissimo. Sì. Uno che non è abituato ad andare fino alla dodicesima, anzi soltanto in rarissime circostanze. Eccolo. Il destro di Vincenzo Segno. Questo destro durissimo veramente di Cantatore. L'ho questo sentito veramente. Gurov, forse il sinistro di Gurov, anche Cantatore, ancora Cantatore Segno. All'angolo è in difficoltà Gurov, Bartolla Gurov. Vincenzo, ce la puoi fare. Ce la può fare, sì. Il destro di Cantatore ancora. Svolta in questa undicesima ripresa, provatissimo Gurov, anche la testata di Cantatore. A buon peso se ne accorge l'arbitro, sta va a richiamare. Tutto Cantatore. Sì. Attenzione, non deve andare avanti però, scoperto. È chiaro che si fa fatica a ragionare in queste circostanze. Il destro di Cantatore di striscio, ma Gurov lo ha incassato senza batter ciglio. E devo dire che Gurov sta mostrando doti di incassatore notevole, perché alcuni colpi sono veramente micidiali. Sì. Alle gambe molli Gurov, comunque. Attenzione, va a vuoto Cantatore. Quasi sulle corde Vincenzo, non deve lasciarsi andare a queste situazioni che poi si riflettono, si torcono addosso. È fermo sulle gambe Gurov, costretto ad arretrare sotto gli assalti di Cantatore. La testata di Gurov di reazione a vuoto, poi un manrovescio quasi di Cantatore. Sinistro ancora di Gurov. Sinistro di Cantatore e poi il destro. Anche un corto montante da parte del pugile italiano. Arriva l'arbitro a dividere i due pugili. Ancora l'assalto di Vincenzo. Appare molto più provato Gurov. Destro di Vincenzo, anche il sinistro. Ecco. Poi spinge Gurov all'angolo opposto Cantatore, dando la sensazione di averne di più. E termina anche l'undicesimo di presa, nettamente in favore di Vincenzo. Sicuramente netto vantaggio. Nettamente in vantaggio, sì. E allora la smorfia che io avevo visto prima nell'intervallo precedente di Gurov, eccolo che cos'era, sì. Probabilmente stava dicendo non ne ho più, perché altrimenti non si spiega. Ecco la moglie di Vincenzo. Beh, c'è molta agitazione all'angolo. Vediamo Balani, Vincenzo, sì. Eccolo qua, destro terribile. Poi Vincenzo guarda l'avversario. Forse qui avrebbe dovuto avere quel momento esatto di allontanarsi, però il colpo dell'affondo. Siamo all'undicesima ripresa, eravamo, per cui sta facendo un match straordinario Vincenzo. Grazie Balani. Bellissime le riprese, ottime e suggestive le immagini, e siamo all'ultimo round.
Beh, qui ci vuole il sostegno del pubblico romano, sì, che anche si perché sta facendo sentire. Comunque, a mio avviso, è in vantaggio. Di poco, ma in vantaggio. Proprio grazie a quella undicesima ripresa. Sì, sì. Vediamo. Balletto tra i due. Gli occhi di Gurm sono due fessure. Stanchissimo l'ucraino, stanchissimo il nostro pugile. Forse il cantatore ha una fiamma in più che lo spinge, che lo tiene acceso, lo tiene tonico, lo tiene reattivo. In grado di difendere fino in fondo quel leggero vantaggio che a mio avviso ha sui cartellini. Anche per me, sembra più composto adesso, sì. Sta dando anche una buona immagine ai giudici internazionali sulla sua freschezza. Non deve partire da lontano, quante volte gli hanno raccomandato dall'angolo, però il tempo passa. Il tempo che passa, a mio avviso, è tutto a suo favore di cantatore, sì. Spinge un po' il nostro pugile, esausto. Ha su da fare l'arbitro, attenzione, sinistro di Gurov, a segno. Ancora Gurov. Ma sono colpi non particolarmente incisivi. Ha bozzato un attacco Gurov, ma non ha trovato il momento. Scivola il cantatore, attenzione. C'è tanta acqua all'angolo di Gurov. Attenzione con la testa. Sto un po' di tutto in questo match, mancano 30 secondi al termine. Lega cantatore, ha tentato il tutto per tutto Gurov, che si avvia al termine e in questo modo potrebbe aver vinto il titolo cantatore. Potrebbe. Ecco qua gli ultimi secondi del match. E termina. Termina l'incontro, una ripresa, l'ultima, la più inespressiva del combattimento. Forse può essere considerata pari l'ultima ripresa. Fuori dubbio, andiamo a fare un po' di conti. Pari. Io ho un punto per cantatore. Sì. Però c'è molta incertezza anche fra i giudici. Sì, vediamo un pochino. Si vede tra loro che si cercano con lo sguardo per capire. Infatti adesso andranno al tavolo del commissario, del supervisore europeo Bob Logist. Vincenzo Cantatore. Comunque sia, grande combattimento. Spettacolo veramente bello. Sotto l'arena del Colosseo due veri gladiatori si sono affrontati. E questo devo dire, quando in apertura ho detto che era un sogno di cantatore combattere qui sotto al Colosseo, beh, il nostro pugile ha dimostrato di avere meritato questa chance, ha dimostrato di essere in grado di dare qualche cosa che forse nessuno sperava lui potesse dare. Ora l'attesa per la lettura dei cartellini di Marcus McDaniel, inglese, Manuel Oliver Palomo, spagnolo, e Jean-François Tupin, francese. Grande incontro tra cantatore e Gurov, un andamento divago dell'incontro, un inizio sicuramente favorevole al pugile ucraino, poi la reazione di cantatore nel cuore del match, di nuovo una supremazia di Gurov. Poi decima e undicesima ripresa straordinaria. Sì, sì. Per cantatore sono le riprese probabilmente
nelle quali il cantatore potrebbe aver costruito la sua vittoria e potrebbe aver conquistato il titolo europeo dei massimi leggeri. Sono perfettamente d'accordo con te, sicuramente lì tra la decima e l'undicesima ripresa ha risolto il match. Sì, proprio potrebbe nel aver momento risolto il match di maggior stanchezza, proprio nel momento di maggior traumaticità dell'andamento dell'incontro, ha saputo il cantatore venire fuori in maniera ancora adeguata. Ancora pochi secondi ci separano la lettura del verdetto. Pino in segno sul quadrato. Occorre anche dire che è stato bravo Mario Loreni, che ha saputo chiudergli le ferite, sì, intervenendo ad un certo dopo punto ogni ripresa. Sì. È arrivato a sostegno dell'angolo di cantatore. Ma dovrebbe avercela fatta. Sembrava un po' in difficoltà. Sì, dovrebbe avercela fatta comunque, Vincenzo. Io sto riguardando un pochino l'andamento del match. Sì. Ma una sfumatura, se vogliamo, ma qualche cosa c'è in favore del nostro pugile. Vedi che tutti e due i pugili, tutti e due gli staff si guardano con aria curiosa di sapere. Sì, per dire, nessuno ha il coraggio di alzare il braccio. Sono arrivati i verdetti. Sì, eccoci al verdetto. Leggiamo i verdetti dei tre arbitri internazionali. E allora Alessandro, a te l'inizio. Sì, allora, arbitro Oliver Spagna, 114-114. Parità per arbitro, Palomo. Giudice McDonald. 116-114. L'ultimo, l'arbitro francese Dupin. 116 cantatore, 114 Gunotto. Vince cantatore di misura, ma devo anche dire verdetto meritato per Vincenzo Cantatore, che è riuscito.